Bene, ecco, ci siamo. Quindi dicevo, è uno degli argomenti più delicati proprio perché è l'argomento che va, come dire, a minare quello che è il principio fondamentale, quello della trasparenza, i principi fondamentali che poi analizzeremo. Il mio intervento di oggi si limita sostanzialmente ad analizzare quelli che sono i principi che sottengono questo tipo di procedura e i principi naturalmente a contrario che possono essere minati da questo tipo di procedura, quindi un'analisi relativamente ai principi. Poi i miei colleghi naturalmente svilupperanno i temi forti del rapporto ANAC e naturalmente la giurisprudenza che sul tema si è sviluppata nel frattempo, giurisprudenza che ha inciso fortissimamente sulle fonti stesse. Questo proprio grazie non solo ai richiami che vedremo nelle tre direttive comunitarie, ma proprio ai richiami forti del contesto nel quale si inserisce questa disciplina, che non solo trova fondamento in quelli che sono, come dire, le fonti civilistiche o comunque le fonti scritte, ma trova anche un forte radicamento in quella che è la giurisprudenza e quindi il contributo giurisprudenziale, che possiamo dire di common law, che si inserisce sul tema. Questo perché la materia non è una materia, come dire, pacifica, e noi lo sappiamo bene per chi ha fatto amministrazione attiva: tutte le volte in cui incrocia la necessità di interloquire con un soggetto privato per affidargli lavori, servizi o altro, la diffidenza o comunque il timore, la paura è quello che domina. Ma perché? Perché il nostro sistema è costruito su un contesto non di fiducia reciproca, ma di sfiducia reciproca, dove il soggetto privato, tutte le volte in cui incrocia la necessità o comunque incrocia la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione nella cessione di beni, servizi, lavori o altro, diffida della pubblica amministrazione, diffida in senso lato di quella che è la capacità e la possibilità di interloquire con la stessa. Dall'altra parte la pubblica amministrazione si trova a diffidare per principio del privato, il quale punta non a un rapporto di leale collaborazione, ma ahimè a un rapporto, possiamo dire, di sfruttamento del contesto ordinamentale e procedurale nel quale ci si trova. Quali sono i principi che l'affidamento diretto e quindi questa nicchia, possiamo dire, questa parte, quest'ambito molto delicato, molto particolare, che spesso e volentieri incrociamo, soprattutto nelle piccole amministrazioni, dove la centralità degli acquisti non è ancora arrivata, non ha assorbito, e quindi ci si trova di fronte alla cosiddetta necessità di acquistare beni e servizi, di richiedere lavori, che naturalmente non hanno un grande impatto dal punto di vista finanziario e che quindi vi è la possibilità di poter sfruttare quelli che sono le possibilità, possiamo dire in questo caso qui, del cosiddetto affidamento diretto. Quindi teoricamente agevolare, quindi individuare immediatamente l'interlocutore per l'esecuzione di queste opere, per l'acquisto di beni e servizi, e dall'altra parte però, come dire, introdursi in un ambito dove la consapevolezza di violare le regole, di violare in senso lato, in senso positivo, le regole del mercato, della concorrenza, della trasparenza, eccetera, naturalmente sono evidenti. Quali sono i principi dell'Unione Europea, quindi del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, che potenzialmente sono minati dall'affidamento diretto e che quindi rappresentano un'eccezione alla regola del mercato, della concorrenza? Beh, uno tra tutti, il primo è sicuramente la regola delle concorrenze applicabile, della concorrenza applicabile all'impresa. Quindi la prima norma, il primo principio che viene toccato dall'affidamento diretto è sicuramente l'articolo 101. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese, tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. Questo è il primo principio
che ormai la dottrina, ma anche la giurisprudenza, ritiene che l'affidamento diretto vada a minare, cioè il principio generale della cosiddetta concorrenza, proprio perché viene riconosciuto un effetto, in questo caso qui indiretto, in quello che è il normale, la normale competizione tra imprese, naturalmente competizione libera da qualsiasi tipo di accordo tra gli stessi, che possa impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. E questo gioco naturalmente è un termine tradotto dal francese o dall'inglese. Il tema della traduzione delle fonti normative è un altro tema molto delicato, che ormai sta diventando sempre di più delicato e importante. L'invito che di solito si fa sempre è di andare a recuperare la fonte o in francese o in inglese, proprio per comparare, verificare se la traduzione è naturalmente una traduzione importante, come possiamo dire fedele più che altro, rispetto alla fonte stessa. La Commissione, proprio nel 2004, è intervenuta sul tema, evidenziando come l'articolo 101 vieta tutti gli accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra i paesi dell'Unione e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. In deroga a tale norma, però, dispone che il divieto di quell'articolo 101 possa essere dichiarato inapplicabile in caso di accordi che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o promuovere il progresso tecnico ed economico. Questo aggancio del cosiddetto progresso tecnico-economico è stato poi enfatizzato nei cosiddetti affidamenti diretti, che hanno un pregio dal punto di vista tecnico, tecnologico, possiamo dire scientifico, questo pregio che naturalmente eleva il livello di specializzazione della società stessa, dell'impresa stessa, e che quindi può spingere l'ente pubblico a derogare al principio della concorrenza, proprio perché, possiamo dire, peculiarità atipica o comunque isolata di una determinata impresa in un determinato ambito di estrema specializzazione. Altro principio che viene toccato dall'affidamento diretto è l'articolo 102. È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri, lo sfruttamento abusivo di parte di una di più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. E spesso accade che l'alta specializzazione di alcune imprese naturalmente crea questa sorta di isolamento della stessa all'interno del mercato, isolamento positivo naturalmente, perché permette alla stessa di diventare interlocutore, possiamo dire, privilegiato di alcune esigenze, possiamo dire, particolari. Nel campo, per esempio, di cui sono stato in passato, ho ricoperto questo ruolo istituzionale importante in materia ambientale, spesso si è incrociato questo tipo di realtà, cioè di imprese con una forte specializzazione, per esempio sui temi della bonifica, sui temi della messa in sicurezza, su determinate materie, su determinati beni, su determinati ambiti delicati dal punto di vista ambientale. Uno tra tutti, per esempio, il tema amianto, piuttosto che il tema di particolari sostanze inquinanti oggi non esistenti o comunque non rilevate dalla strumentazione in atto e quindi soltanto riconducibili a determinate imprese di elevata specializzazione. Per esempio sul tema amianto, una forte specializzazione di queste imprese israeliane che hanno una tecnologia estremamente avanzata, ma dall'altra parte estremamente costosa, quindi improponibile per esempio per il nostro sistema. E allora sul caso, per esempio, si preferisce affidarsi a imprese che esportano poi all'estero, in caso per esempio in Germania, dove ci sono queste cave con una forte salinità dove permettono l'accoglienza e lo smaltimento dell'amianto. Questo per fare un esempio dove l'alta specializzazione spesso e volentieri finisce per violare la regola del mercato. Da una parte qualcuno dice: ma questo dovrebbe spingere le imprese a sviluppare molto la ricerca scientifica. Verissimo, anche questo, però la ricerca naturalmente conosce anche un aspetto finanziario di investimenti estremamente forte e importante. Altra norma che viene toccata, che da qualcuno viene ritenuta violata proprio grazie o comunque in ragione dell'affidamento diretto, è proprio l'aiuto concesso dagli stati, perché affidare direttamente, quindi violare la regola del mercato, significa generare un percorso facilitato per determinati tipi di imprese, per determinati tipi di realtà e per determinati tipi di contratti.
Poi vedremo il tema delle soglie, che naturalmente rappresenta un po' lo spartiacque su questi temi, da soglia che naturalmente è sì uno spartiacque, ma che in realtà rappresenta anche un motivo per analizzare meglio quella che è la necessità della pubblica amministrazione. È evidente che tutte le volte in cui noi incrociamo il tema dell'affidamento diretto, chi fa pubblica amministrazione attiva si trova di fronte a un momento estremamente delicato dal punto di vista decisionale, dove si ha la fonte interna regolamentare, per esempio della singola amministrazione, che prevede la possibilità al di sotto dei famosi 40.000 euro, la possibilità dell'affidamento diretto, piuttosto che l'accesso a questo triduo o 5 proposte o a un mercato ristretto anche di tipo elettronico, comunque a realtà dove la pubblica amministrazione o comunque chi è responsabile degli acquisti si trova di fronte a una grande, possiamo dire, ampia possibilità di scelta, quindi una discrezionalità estremamente forte. Beh, in quel caso lì è evidente che il timore di finire nell'illecito, quindi nelle ipotesi della cosiddetta turbativa, piuttosto che è un timore fortissimo. Pensate che quando in sede di formazione del 50 io ero stato contattato proprio perché il 50 per la prima volta ha visto l'inserimento di tutta una serie di temi ambientali e il gruppo di lavoro ministeriale che stava ragionando sull'inserimento del famoso articolo 11 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, la cosiddetta sostenibilità ambientale o comunque i cosiddetti criteri ambientali minimi, piuttosto che naturalmente si era posto il problema: ma cosa succede tutte le volte in cui poi incrociamo le cosiddette soglie? È evidente che l'approccio non è facile, non è semplice, perché se da una parte io ho un percorso facilitato, dall'altra parte ho purtroppo dei temi che possono essere vincolati. E questo naturalmente non aiuta l'interlocutore e quindi non aiuta soprattutto chi è chiamato poi a decidere. Ecco la ragione per cui, almeno esperienza personale, ma credo condivisa dall'introduzione del 50-2016, noi abbiamo avuto un aumento del contenzioso incredibile, soprattutto su determinati beni in ambito sanitario piuttosto che in altri ambiti. Questo vuol dire che la difficoltà interpretativa dalla fonte è estremamente complessa. Certo, c'è un costo giudiziale estremamente forte, importante, però le grandi imprese se lo possono permettere, le piccole no, ed ecco che il contenzioso è un contenzioso diretto soprattutto ad affermare, a evidenziare i principi. Proprio ieri alla sezione terza del Consiglio di Stato, presieduta dal Presidente Frattini, lui ha evidenziato prima dell'inizio, perché c'era un carico di protocollo, di contenzioso elevatissimo. Infatti ha evidenziato come nell'ultimo anno c'è stato un aumento iperbolico proprio del contenzioso in Consiglio di Stato. Ciò vuol dire che il secondo grado di giudizio viene invocato proprio per arrivare ad avere dei principi che possano essere abbastanza forti e soprattutto che possano rappresentare una base per chi è chiamato a fare amministrazione. Uno tra tutti, per esempio, un tema delicatissimo sul soccorso istruttorio, che sta diventando sempre più un problema per le pubbliche amministrazioni, la reiterazione dello stesso, il tema della trasparenza e poi il tema del principio del tempus regit actum sulla fonte giurisprudenziale, che si sta inserendo sempre di più rispetto al tempus regit actum sulla fonte invece normativa. E questo è un tema interessante, perché ci fa capire come si sta insinuando sempre di più questo profilo di common law, dove la fonte giurisprudenziale è sempre più richiesta, proprio perché ci dà un senso di certezza. Non è la fonte normativa, ma si cerca, come dire, una condivisione dal punto di vista giurisprudenziale per capire se la strada che si sta prendendo è corretta o non è corretta. E questo è molto interessante, perché l'adunanza sta diventando un punto di riferimento per tutti quanti noi. Ecco, nell'andare avanti, quindi, soprattutto nella ricerca di questi principi su cui fondare il nostro agire, la nostra attività della pubblica amministrazione, perché nei nostri provvedimenti spesso, purtroppo, e dobbiamo essere anche molto sinceri, ricorriamo al copia e incolla in rete, perché i nostri capitolati vengono costruiti spesso e volentieri andando a cercare un po' quelle che sono le fonti o comunque dei precedenti di altre stazioni appaltanti, di altre realtà che di
fronte a casi simili come si sono comportati. Questo naturalmente ci aiuta da una parte, ma purtroppo spesso e volentieri rischiamo anche di trascinare in capitolati speciali a realtà o comunque profili di altri capitolati e quindi non essere estremamente rispettosi di quella che è poi la grande responsabilità che si ha, cioè gestire il denaro pubblico, che sta diventando sempre di più importante e rilevante, perché poi abbiamo tutta una serie di profili rilevanti sotto l'aspetto del danno erariale che stanno camminando sempre di più, non solo il danno all'immagine per quanto riguarda poi i profili di responsabilità penale in sede di turbativa piuttosto che, ma quanto piuttosto proprio la gestione, la mala gestione del denaro pubblico in sede di contrattazione. E questo, come dire, è un aspetto estremamente delicato e importante. Ora, il tema delle direttive, perché ve lo segnalo? Perché naturalmente noi ragioniamo, le nostre fonti, il nostro 50 nasce da tre direttive comunitarie, e su questo è siamo tutti consapevoli, perché credo lo facciamo tutti, spesso e volentieri, la fonte del 50 andiamo a cercarci, come dire, un confronto, una verifica sulla fonte, sulla direttiva stessa, per comprendere e capire meglio, perché il legislatore, purtroppo, ahimè, del decreto legislativo 50 non è stato brillante, non è stato un legislatore illuminato, perché ci hanno messo più mani su quel testo normativo nato dalla Direzione Generale della Regolazione al Ministero delle Infrastrutture con determinati presupposti, si è sviluppato su altri e poi finito in Presidenza del Consiglio dei Ministri con altre mani su cui ci hanno ragionato, e per poi concludersi con un gruppo di lavoro costituito anche con ANAC, e i risultati poi sono quelli che noi abbiamo. Un testo fortemente complesso, lungo, con delle norme, degli articoli lunghissimi, dove la lettura degli stessi diventa problematica e soprattutto di difficile interpretazione. E quindi ecco l'aiuto nelle direttive, perché ci può dare la possibilità di capire qual è l'iter logico su cui si è fondato, o comunque si dovrebbe essere fondato, il decreto legislativo 50 del 2016. Ora, la fonte sono le tre direttive comunitarie. Ora, che tipologia di direttive sono queste? Sono direttive estremamente dettagliate, questo è un dato oggettivo, e spesso voi avete un copia e incolla della norma, della direttiva riportata nel codice legislativo, nel decreto legislativo 50. Ora, questa fonte naturalmente ci aiuta, il fatto che sia una direttiva dettagliata, perché naturalmente la direttiva dettagliata, conosciuta anche come direttiva self-executing, potrebbe essere immediatamente applicabile indipendentemente dal recepimento della stessa. Tuttavia, noi abbiamo pensato bene di recepirla in questo decreto legislativo. Ora, è importante riconoscere la fonte della direttiva stessa, alcuni principi non recepiti puntualmente, che però rappresentano fonte del diritto comunitario, ordinamentale interno. E naturalmente mi riferisco ad alcuni ambiti non puntualmente recepiti, che però devono essere, come dire, tenuti in seria considerazione, e che sono soprattutto quelli afferenti ai principi stessi. Cosa su cui sostanzialmente si fondano poi le nostre eccezioni, le nostre impugnative dinanzi alle autorità amministrative, su cui si fondano anche i procedimenti aperti dalla Procura della Corte dei Conti, oppure, ahimè, spesso dalla Procura Repubblica presso il Tribunale, quindi in ambito penale. Ora, la direttiva, le tre direttive, io ho estratto i principi fondamentali proprio in seno in tema di affidamento diretto, proprio per comprendere lo stesso e fare in modo che poi tutte le volte in cui ci troviamo o a scrivere un regolamento interno alla nostra amministrazione pubblica afferente agli affidamenti diretti, quindi agli acquisti di beni e servizi sotto soglia, oppure quando ci troviamo di fronte dall'altra parte alla valutazione di quelle che sono le conseguenze di un determinato tipo di
di contrattazione fondata naturalmente sull'affidamento diretto. Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. L'articolo 3 della direttiva, io mi rivolgo alla fonte proprio perché poi vedremo il 50, soprattutto gli articoli che afferiscono all'affidamento diretto, che sono leggermente, poi hanno subito una serie di piccole o possiamo dire grandi modifiche, che però naturalmente traggono origine da queste fonti. Quindi ragioniamo sulle fonti che facciamo prima, anche perché sicuramente il 50 lo conoscete anche forse meglio di me. Il tema dell'articolo 3 è un tema forte perché invoca la parità di trattamento, la non discriminazione e la trasparenza. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità in modo non discriminatorio e agiscano con trasparenza e proporzionalità. Questo è evidente che nel momento in cui io vado a scrivere un regolamento per gli acquisti sotto soglia, quindi la possibilità dell'affidamento diretto, non posso abdicare a questi principi. Questi principi devono essere sempre contenuti e sempre ripresi. Io mi sono permesso alla fine poi di questo mio intervento di richiamare una interessante sentenza della Corte di Giustizia, l'unica approccio giurisprudenziale, che secondo me è molto importante, perché in tema di affidamento diretto, in tema per esempio nel caso di specie era l'affidamento alle cosiddette cooperative che svolgono servizi sanitari, per esempio di trasporto dializzati, piuttosto che eccetera, che conosce una deroga particolare, ma proprio perché su quel tema la Corte di Giustizia ha evidenziato come le procedure di evidenza devono tener conto, e quindi dell'affidamento diretto, proprio per il fatto che trattasi di un mero rimborso spese e non invece della possibilità di accesso a quelli che sono dei fondi o dei capitoli di spesa previsti per. E quando vi è un tariffario vincolato con un mero rimborso spese e dall'altra parte l'interlocutore è un soggetto che non ha finalità di lucrative, naturalmente la porta spalancata all'affidamento diretto c'è, però senza abdicare questi principi fondamentali che andremo a vedere poi in conclusione. Ciò vuol dire quindi che comunque io mi vada a muovere nel panorama della 23, 24, 25 o comunque nel panorama del decreto legislativo 50 2016, comunque mi vada a muovere, devo tener conto di questi principi. Certo che poi dopo io trovo in sede di applicazione di questi principi, non so, il criterio della rotazione, e allora mi chiedo: ma cosa vuol dire criterio della rotazione? Nel mio regolamento interno devo prevederlo? Come vado a disciplinare questa rotazione? Nel mio file, nel mio database, cosa faccio? La rotazione la splitto con, per esempio, l'ammontare delle somme, il numero di volte in cui questa impresa ha già avuto un affidamento diretto, eccetera, cose che poi vedremo e vedranno e lo diranno i miei colleghi meglio di me, sicuramente l'ANAC che è intervenuta con linee guida proprio su questi temi, cercando di fare chiarezza, introducendo anche questi ulteriori dati. Sul rapporto ANAC, quindi linee guida, e naturalmente il decreto legislativo 50, è inutile parlarne, perché è un rapporto, ahimè, complesso, spesso complicato, dove anche la stessa giurisprudenza su questo tema qui sta intervenendo quasi disattendendo quelle che sono le fonti ANAC, introducendo criteri che sono totalmente autonomi, interpretativi totalmente autonomi, e quindi generando confusione su confusione, non aiutando sicuramente l'interprete. La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima di valori, non è diretta a escludere quest'ultima dall'ambito di applicazione della presente direttiva, né a favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi. Ciò vuol dire che nel momento in cui io prendo carta e penna e comincio a scrivere un regolamento su questi temi qui, devo stare molto attento a non avvantaggiare o favorire determinati tipi di soggetti o determinati tipi di attività, quindi di fatto a, come dire, creare situazioni di disparità a fronte di determinati acquisti di beni e servizi. E qui naturalmente non è semplice, perché io devo poi interloquire, per esempio, ripropongo il tema ambientale, una forte specializzazione, una forte capacità di ricerca, per esempio ultimamente stanno partendo dei grossi bandi in tema di bonifiche, per esempio a Pomigliano, e quindi il tema molto delicato, molto forte. In questo caso qui il livello di specializzazione richiesto dai bandi stessi, che naturalmente sono differenti bandi, alcuni dei quali anche sono previsti sotto soglia, per esempio su alcune progettazioni piuttosto che valutazioni, carotaggio o altro, beh, è evidente che io devo richiedere grande specializzazione.
E se richiedo grande specializzazione, il rischio che cosa? Di creare delle nicchie, come dire, preferenziali, delle corsie preferenziali per taluni soggetti rispetto ad altri. Però, come vedete, il principio mi viene richiamato, su cui naturalmente devo confrontarmi, e quindi come responsabile degli acquisti di un ente naturalmente devo tener conto anche questo. Certo, lo devo invocare, lo devo interpretare, lo devo evidenziare, poi naturalmente sarà censurabile o meno, e quindi lo sbocco giudiziale è evidente e potrebbe essere sicuramente la soluzione, perché non nascondiamoci dal fatto che spesso e volentieri chi fa pubblica amministrazione preferisce un ricorso TAR che faccia chiarezza su determinati ambiti, su determinati profili applicativi, e quindi di fronte all'autorità giudiziaria è preferibile adottare una decisione piuttosto che magari infilarsi in una discrezionalità tecnica che è sempre preludio poi dopo di situazioni complesse difficilmente poi gestibili o comunque difficilmente arginabili sotto tutti gli altri aspetti. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori mirano a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e della esecuzione del contratto. Quindi e questo è un aspetto, anche questo, estremamente importante, che richiama velatamente il famoso articolo 2 bis del 163-2006, che è gioia e dolori di questa norma, che precedente, poi incrociata con la normativa antimafia, ha creato grande difficoltà, soprattutto sullo spacchettamento dei contratti, delle procedure, spesso e volentieri di 39,900 euro, cosa abbastanza ridicola, ma naturalmente noi ci nascondiamo anche sotto questo aspetto, perché spesso e volentieri era atti e comunque situazioni motivate dal fatto che era preferibile spacchettare piuttosto che andare a una procedura unica, proprio per le difficoltà di andare a gestire la stessa, per carenza di organico piuttosto che eccetera, o perché magari il responsabile del procedimento non in grado di gestirla. Ecco, in questo caso qui naturalmente gestire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e della esecuzione del contratto stesso, quindi non soltanto fermarsi all'aggiudicazione, che oggi non conosce più l'aggiudicazione provvisoria e definitiva, ma la proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva, naturalmente anche l'esecuzione del contratto stesso, che rimane nell'alveo della, possiamo dire, della giurisdizione amministrativa, che però, come dire, non dismette e quei profili pubblicistici forti, anche se poi, come dire, ci introduciamo in quelle velate considerazioni che conoscono poi la disciplina civilistica incrociata con la disciplina naturalmente pubblicistica del 50-2016. La direttiva 24-2014, nel considerando, quindi non tanto negli articoli, poi li vedremo, quei due o tre articoli che richiamano i principi, ma anche e soprattutto nel considerando, quindi nell'esordio della direttiva stessa, vengono richiamati i principi fondamentali a cui si deve ispirare tutta quanta l'azione amministrativa. L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per contro di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, quindi conseguenza di questo, quali sono: parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Guardate che parità di trattamento e non discriminazione possono apparire la stessa cosa, ma non lo sono. Perché parità di trattamento è un'accezione positiva, propositiva del bando stesso, piuttosto che la non discriminazione è l'aspetto negativo, quindi a contrario. E naturalmente sui temi fortemente delicati o fortemente specialistici, o comunque sulle aree riservate che vedremo dopo, energia, gas, eccetera, naturalmente questi temi rilevano, e come si rilevano, anche perché l'impatto economico su questi, di questi temi è estremamente rilevante. Sempre la 24, nel considerando, tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. Perché il tema della concorrenza è un tema, questo, estremamente ampio, che sta anche, come dicono i francesi, guadagnando terreno nell'ambito di tutte le procedure,
Pensate che anche in tema di affidamento dei servizi di raccolta rifiuti sta guadagnando terreno il tema della concorrenza. Perché? Perché è un tema che apre al mercato e quindi apre all'individuazione del migliore interlocutore possibile per la pubblica amministrazione. E quindi gli appalti pubblici svolgono, per esempio nel caso di specie, un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Perché richiamo questo? Perché anche questi aspetti sta diventando oggetto di valutazione, non solo a livello dottrinale, ma anche giurisprudenziale, il fatto che gli affidamenti diretti, quindi cosiddetti sotto soglia, possano minare, per esempio, l'aspetto inclusivo economico, perché la procedura di evidenza pubblica, la contrattazione pubblica, il mercato che l'ente pubblico apre è un mercato che dovrebbe essere fortemente inclusivo, soprattutto alla luce della grande crisi che ha colpito negli ultimi 7-8 anni le imprese, non solo italiane ma anche europee. Ora, non possiamo però quindi ipotizzare ambiti, nicchie che vadano poi a minare questo aspetto inclusivo che la procedura pubblica deve avere. Questo aspetto innovativo è spesso dimenticato perché è difficile ipotizzare la procedura che abbia un effetto anche inclusivo dal punto di vista economico. Però è evidente che è uno dei principi sostenuti nella redazione della 24. Principio importante, e l'economia inclusiva sta diventando oggetto di grande attenzione. Se voi fate un'analisi, per esempio, dei programmi elettorali ultimi proposti nelle ultime elezioni politiche, voi troverete fortissimi richiami a una cosiddetta economia inclusiva e naturalmente la possibilità di utilizzare denaro pubblico al di fuori di questa finalità, naturalmente è una violazione di un principio fondamentale. E quindi anche nella redazione dei miei regolamenti interni per quanto riguarda gli acquisti sotto soglia devo fare in modo di disciplinare questi aspetti, quantomeno richiamarli, poi è evidente che devo andare a interpretarli, e quindi anche questa tipologia di acquisti non deve, come dire, abdicare a questa tipologia di principi che devono essere tenuti sempre vivi all'interno della mia, come dire, contrattazione pubblica. È inutile spendersi sulla cosiddetta crescita intelligente, perché questi sono aspetti, potrebbe essere invocato come uno spot elettorale. Sul tema della sostenibilità invece vi invito a un approfondimento, un'attenzione, perché un gruppo di lavoro costituito in seno all'Istat insieme col CNEL ha elaborato negli ultimi 3 anni degli indicatori che dovrebbero sostituire a breve i cosiddetti indicatori di PIL. E mi riferisco ai cosiddetti indicatori del benessere equo e sostenibile, cosiddetto BES. Questo BES, che non è un esercizio intellettuale scientifico di un gruppo di disperati ricercatori, tra cui anche il sottoscritto sul tema della sostenibilità ambientale, che si sono trovati negli ultimi 3 anni per elaborare qualcosa di inapplicabile. Nella penultima finanziaria il richiamo al BES è stato inserito. Questi nuovi indicatori, che sul sito dell'Istat sono già identificati, rappresenteranno lo strumento nuovo per disciplinare i bilanci pubblici, e quindi il coordinamento della finanza pubblica sarà fondato nel prossimo futuro sul BES. Naturalmente è una evoluzione, non direi rivoluzione ideologica, ma è un'evoluzione ideologica di tutta quella serie di indicatori, o comunque il cosiddetto famoso paniere, che ormai presenta da più parti fragilità, insufficienze programmatorie e soprattutto difficoltà poi dopo di correlazione col famoso 3% che conosciamo tutti essere il limite per quanto riguarda la spesa pubblica. Andando avanti, sempre sui principi forti su cui si fonda questa apparente deroga ai cosiddetti principi fondamentali dell'affidamento diretto, continuando nel considerando della direttiva comunitaria, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici. E qui naturalmente si apre un tema
per chi fa amministrazione attiva estremamente delicato, cioè l'incrocio con l'articolo 97 della Costituzione e quindi il principio dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. E guardate che su questo tema qui sempre di più la Corte dei Conti sta chiamando a responsabilità un utilizzo accorto delle risorse finanziarie, naturalmente nelle mani dell'ente pubblico, o comunque nella gestione dell'ente pubblico, e il più efficiente possibile. Ciò vuol dire che abbiamo una cosiddetta tendenza a migliorare sempre di più l'uso efficiente dei finanziamenti pubblici, che non è la rincorsa all'acquisto al massimo ribasso possibile. Quella è una delle possibilità, ma sappiamo bene che tutto il nuovo decreto legislativo 50 si fonda non soltanto sul massimo ribasso, ma soprattutto sulla qualità dei servizi e quindi sull'offerta economicamente più vantaggiosa. E di fronte a questo, naturalmente, interviene la nostra, la vostra capacità di lettura di quella che è l'interesse pubblico, l'esigenza pubblica, per fare in modo che questo principio della contrattazione più efficiente possibile sia sempre più rispondente a quelli che sono le sollecitazioni contenute nella direttiva comunitaria. E quindi gli acquisti sotto soglia non sono gli acquisti, come dire, a buttar via, perché sono sempre denari pubblici, attenzione. Quindi l'acquisto, l'affidamento diretto non è l'affidamento della serie devo correre, devo fare in fretta, oppure tanto sono 39.900 euro, quindi non ho problemi di questo genere qua. Attenzione, no, i problemi permangono, perché l'utilizzo efficiente possibile dei finanziamenti pubblici, questo principio è un principio fondamentale, che troviamo poi nel 117, terzo comma della Costituzione, nel coordinamento della finanza pubblica. Attenzione, e noi che siamo in Regione Lombardia sappiamo che questo è uno dei punti fondamentali dell'accordo preintesa stipulato prima delle elezioni regionali tra il Presidente della Regione Lombardia e il Presidente del Consiglio dei Ministri, preludio della legge sull'autonomia, che vedrà su questi temi una forte, nel caso in cui dovesse essere poi approvata la legge sull'autonomia, un forte grado di autonomia della Regione Lombardia sul coordinamento coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente, e naturalmente è una di quelle materie disponibili nella gestione del 116 terzo comma della Costituzione, la cosiddetta legge sulle autonomie, in modo tale da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare il miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. Questi tre aspetti sono tre aspetti che nei famosi regolamenti devono essere recepiti, anzi, a mio avviso, devono essere messi bene in evidenza, perché il mercato proprio è proprio fatto, il ricorso al mercato, la concorrenza, non deve conoscere, come dire, le dimensioni sociali, societarie come motivo di accesso alla contrattazione. Assolutamente no. Vedete, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese, le stesse naturalmente la facilitazione. Facilitazione può essere una facilitazione individuale oppure una facilitazione anche in forma associativa, con delle associazioni temporanee di scopo, o piuttosto che anche con le famose reti di impresa, questo strumento strano di cui spesso e volentieri qualcuno non ne parla perché, pensando cosa sono queste reti di impresa, sono oggetto strano e magari difficile da governare. Ma le reti di impresa sono nel nostro ordinamento già da qualche anno, ben da 5 anni nel nostro ordinamento, e sono un nuovo strumento che prevede due forme, tipologie di strutture, una rete di impresa possiamo dire semplice, una rete di impresa invece strutturata con un contratto forte che prevede una migliore valorizzazione delle stesse reti, e sono interlocutori per la pubblica amministrazione le reti di imprese, naturalmente con una governance interna strutturata con un atto pubblico notarile, eccetera eccetera. Su questo naturalmente sapete meglio di me che c'è una legge di settore su questo tema qua. Rete di impresa che è stata fagocita anche dalla riforma del terzo settore del 2017 e sarà uno strumento forte
per chi opera per esempio nell'ambito sanitario, quindi interloquisce spesso e volentieri con cooperative, con fondazioni o altro, lo strumento della rete di impresa sarà uno strumento che vedrà la luce soprattutto all'interno di queste compagini, perché naturalmente individualmente prese sono deboli o comunque non strutturate, in seno a una rete di impresa diventano invece fortemente strutturate e quindi capaci di inserirsi nel mercato, un mercato che ambito sanitario o socioassistenziale sempre più rilevante sotto l'aspetto economico. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base, onde assicurare la certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia. E questo è un richiamo forte a quelli che sono gli aspetti giurisprudenziali che devono essere tenuti in seria considerazione. Quindi, come dire, le sollecitazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia, quindi in ambito nazionale, dei nostri organi giurisdizionali superiori, naturalmente rappresentano fonte del diritto che ormai con cui dobbiamo confrontarci sempre di più. Articolo 1, sempre richiamo sempre velocemente il 10:30, vero? Ok. La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie stabilite dal famoso articolo 4 della stessa, che prevede le varie soglie su cui costruire poi le procedure. Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando una o più amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono mediante appalto pubblico lavori, forniture e servizi da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse, indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture e servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno. Ora, il fatto di interloquire rappresenta un soggetto viene assorbito nell'ambito della stessa disciplina pubblicistica. Nella 25, estraggo dalla 25 brevissimi principi fondamentali, questo proprio per disegnare e per, come dire, strutturare un tappeto di principi su cui costruire naturalmente le nostre riflessioni. Alla luce dei risultati del documento di lavoro della Commissione intitolato Relazione sulla valutazione dell'impatto dell'efficacia della normativa dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici, risulta opportuno mantenere norme riguardanti gli appalti degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in quanto le autorità nazionali continuano ad essere in grado di influenzare il comportamento di questi enti. Questo tipo di affermazione e questo tipo di richiamo l'ho ripreso proprio perché nel considerando viene, come dire, accertata, evidenziata il fatto per questa tipologia di appalti naturalmente l'incidenza della volontà delle decisioni pubbliche è elevatissima proprio perché sono all'interno delle stesse attività e qui si apre tutto il mondo degli affidamenti in house in questi settori, che conosce una disciplina particolare estremamente delicata ma che comunque di grande interesse, perché è evidente che se io parto dai principi fondamentali della concorrenza, della trasparenza, della non discriminazione, della parità di trattamento, è evidente che tutte le volte in cui un'amministrazione nella gestione di un interesse pubblico interviene attivamente a livello imprenditoriale, è evidente che in questo caso qui va a incidere fortissimamente sul mercato stesso. L'articolo 30, principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce l'articolo 30 naturalmente del codice del decreto legislativo 50/2016, quindi siamo passati dai principi delle direttive, stiamo già verificando cosa e come il 50 ha recepito queste fonti, questi principi. Garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. La qualità delle prestazioni. Ora è evidente che di fronte a un contesto di controllo della spesa pubblica io devo contemperare dall'altra parte il tema della qualità delle prestazioni che vado a richiedere, ed ecco che naturalmente su questo tema della qualità delle stesse, ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si inserisce il tema del risparmio della spesa pubblica e quindi
in questo, possiamo dire, in questo, in questa valutazione cosiddetta dell'ascensore, dove io devo far emergere, far elevare il risparmio della spesa pubblica, ma contestualmente devo far elevare anche la qualità del servizio stesso. Naturalmente si inserisce il tema della concorrenza, perché proprio il tema del mercato potrebbe, secondo proprio gli economisti, come dire, sopperire e intervenire cercando di valorizzare al meglio questo dualismo, qualità, risparmio della spesa pubblica. Ma è evidente che tutto questo è compatibile soltanto con imprese di grandi dimensioni. Ed ecco che si apre il tema del cosiddetto confronto del mercato, cioè quali imprese possono poi sostenere questo dualismo e quali imprese possono sostenere determinati sconti o riduzioni rispetto a, e quali imprese possono approcciare il tema delle procedure al di sotto delle soglie previste, i famosi 40.000 euro, cercando di mantenere una qualità stessa del servizio stesso, e a chi spetta poi l'attività di controllo. Tutto ciò naturalmente dovrebbe essere poi recepito e fagocitato nelle nostre disposizioni regolamentari che vanno a disciplinare questi acquisti, perché vi è un richiamo forte a una dignità, a, possiamo dire, individuale della singola stazione appaltante che va a disciplinare questi aspetti. Negli affidamenti degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano altresì, quindi non soltanto quanto detto sopra, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Quindi, come vedete, questi principi permangono e rimangono continuamente. Naturalmente in seno alla trasparenza vi è il tema della pubblicità. La pubblicità, perché è un tema per noi forte e caro, proprio perché noi viviamo del cosiddetto principio della piena conoscenza dell'atto, della piena conoscenza della procedura, della piena conoscenza degli atti che possono ritenersi immediatamente lesivi o non lesivi, immediatamente impugnabili o non impugnabili, e qui si apre un tema che dal punto di vista giurisprudenziale è estremamente delicato, cioè quali sono quegli atti che devono essere impugnati immediatamente e quali atti invece non impugnati immediatamente ma impugnati dopo la conoscenza stessa, e soprattutto se la conoscenza, l'atto viene comunicato e chi è munito di delega o non delega. Quindi il tema della pubblicità è, possiamo dire, stato integrato e inserito dal nostro legislatore proprio perché, come dire, molto contiguo al codice del processo amministrativo, perché è rilevante sotto l'aspetto della tutela dei diritti che possono essere lesi naturalmente da queste procedure. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale, della promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Quando si ragiona sul tema della economicità e quindi il tema, come dire, della spesa pubblica, naturalmente questi profili possono essere estremamente rilevanti e importanti, e strumenti innovativi ce ne possono essere, previsti dal codice ma anche da leggi di settore, per esempio le benefit corporation, questa strana nozione che è inserita dal legislatore da 3 anni a questa parte, ma che comunque non conosce nessuna applicazione. È uno strumento innovativo che dà la possibilità a società di capitale, quindi società meramente lucrative, di costituire al loro interno, senza generare nuove figure societarie o sociali, generare dei link su questi temi, tema tutela della salute, patrimonio, ambiente, che possono poi partecipare direttamente alle procedure di evidenza pubblica, piuttosto che o formare imprese sociali o altro. Sulle benefit corporation attualmente, per esempio, c'è la Ferrero, per esempio, che sta lavorando a modificare lo statuto. So che c'è qualcosa che si sta muovendo anche in ambito Fiat, però sono in forma embrionale, perché sono strumenti naturalmente che derivano dal mondo anglosassone, ma che sono timidi e soprattutto sono di difficile approccio, soprattutto lato amministrazione pubblica, nel momento in cui si incrociano questi strumenti estremamente innovativi, che naturalmente possono diventare interlocutori in tutte le fasce naturalmente della contrattazione pubblica, sia sopra che sotto soglia. Non possono limitare le stazioni appaltanti in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici. E naturalmente questo principio è un principio fondamentale che negli acquisti sotto soglia naturalmente potrebbe essere, come dire, forse la mina vagante più delicata da governare, da arginare, da evitare che esploda, perché il rischio che si vada a vantaggiare determinati soggetti è un rischio che naturalmente c'è. Ora, il fatto che l'ANAC per esempio ci aveva messo quasi un anno per elaborare delle linee guida, per arginare o dare delle indicazioni su questi temi qui, questo vuol dire molto, e quindi vuol dire anche attenzione a tutte quelle forme che possono essere apparentemente dignitose e rispettose dei principi fondamentali, ma che nascondono invece delle situazioni di discriminazione o di vantaggio per determinati operatori. Per quanto riguarda la fonte normativa puntuale, naturalmente noi abbiamo l'articolo 36 del codice, che contiene una serie di preludi, di punti fondamentali su cui naturalmente siamo chiamati a, come dire, a ragionare e a costruire il nostro percorso motivazionale da una parte, oggi escluso, perché c'è stato un periodo storico di introduzione del codice dei contratti dove c'era un obbligo motivazionale degli acquisti degli acquisti sotto soglia e quindi dell'accesso dell'affidamento diretto. Questo obbligo motivazionale naturalmente era, come dire, riconducibile a tutto il mondo della legge 241-90, che su questi temi naturalmente interviene, soprattutto sui principi fondamentali dell'azione amministrativa. Obbligo motivazionale che spesso e volentieri finiva per essere preludio per una conflittualità, perché tutte le volte, questo lo sa chi fa amministrazione attiva, ci si trova a dover motivare sotto l'aspetto tecnico o altro determinate scelte, si finisce inevitabilmente per scrivere o tanto o scrivere poco, e quindi per finire o nel travisamento oppure o nello sviamento o finire nel difetto di motivazione, quindi o l'uno o l'altro naturalmente preludio per un'impugnativa e quindi per un'invalidità poi della procedura stessa, che naturalmente potrebbe poi alla fine comportare, come dire, un danno all'attività della pubblica amministrazione. Quali sono i temi interessanti e i principi nuovi che naturalmente qualcuno li riconduce ai principi fondamentali? Per esempio il tema della partecipazione e quindi dell'eccesso di partecipazione all'affidamento diretto e quindi del monitoraggio degli affidamenti diretti a determinate imprese che magari possono, come dire, lucrare questi affidamenti in danno di altri o in pregiudizio di altre imprese. Oppure al tema, grande tema, della cosiddetta rotazione. La rotazione deve avvenire in base a quali criteri, quali parametri. Oggi sappiamo, conosciamo alcuni parametri che afferiscono al monte, possiamo dire, al monte economico finanziario già, come dire, usufruito, all'attività svolta, agli investimenti anche. Qualcuno potrebbe dire la rotazione io la faccio anche in base al monitoraggio degli investimenti dal punto di vista della ricerca, piuttosto che in base alla tipologia di beni o di servizi di cui l'amministrazione ha bisogno. Ma tutte naturalmente devono tener conto, tutte queste fasi devono tener conto di che cosa? Della economicità, dell'efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Come vedete, quindi, tutti questi principi vengono, come dire, ritornano continuamente e costantemente, e naturalmente sono principi che, ahimè, il legislatore non ha voluto, come dire, disegnare o perimetrare in maniera puntuale. Ha lasciato molto spazio naturalmente alla pubblica amministrazione, quindi a chi è chiamato a fare amministrazione attiva, nel cercare di riempire questi principi. Spesso e volentieri però questa, possiamo dire, quest'opera di riempimento è stata poi fatta o dall'ANAC stesso con le linee guida, oppure spesso, come accade ancora ultimamente, dalla giurisprudenza stessa, che è intervenuta spesso e volentieri proprio per colmare, per orientare meglio quella che è l'azione amministrativa. Però è evidente che nel momento in cui c'è un eccesso di contributo giurisprudenziale su questi temi, vuol dire che abbiamo un difetto di azione amministrativa, quindi di coraggio amministrativa. E torniamo all'esordio, cioè a questo stato di diffidenza dell'ente pubblico nei confronti del privato,
stato di diffidenza del privato nei confronti dell'ente pubblico, e quindi in questa non possiamo dire contesto di leale collaborazione, ma possiamo dire non di sleale, ma comunque di diffidente collaborazione tra due realtà che invece dovrebbero collaborare per la migliore realizzazione degli obiettivi degli interessi pubblici, naturalmente si insinua l'autorità giudiziaria, sia amministrativa, sia penale e sia oggi sempre di più di tipo erariale. E naturalmente tutte le volte in cui l'autorità giudiziaria interviene vi è una sconfitta naturalmente da parte della realtà dello Stato di diritto, vuol dire che vi è un deficit sotto questo aspetto. Ora l'articolo 36 disciplina tutta una serie di fasi sotto l'aspetto delle soglie, e quindi introducendo dei principi, dei limiti sull'accesso all'affidamento diretto individuale piuttosto che all'affidamento sulla base di una ricerca di mercato, sulla base di una ricerca di mercato estesa, sulla base naturalmente sempre tenendo presente le soglie che richiamano il concetto di economicità, perché la soglia significa il cosiddetto rischio imprenditoriale da parte dell'impresa, e l'impresa in questo caso qui è sia lato privato ma anche lato pubblico che investe determinati danari per l'acquisto di beni e servizi, e quindi la scelta di parametrare queste decisioni sulla base di soglie finanziarie rappresenta, come dire, quella soglia di rischio o di sostenibilità finanziaria in negativo, perché l'ottimo sarebbe l'accesso al mercato costante e continuo sulla base dei principi fondamentali senza alcuna distinzione di soglie. La soglia dovrebbe rispondere più al tema della efficacia, quindi alla, come dire, speditezza, immediatezza dell'azione amministrativa, perché permetterebbe naturalmente di interloquire immediatamente con soggetti che possono essere più facili da identificare. Però questo lo naturalmente, anziché agevolare e semplificare il procedimento del previsto dal decreto legislativo 50, finisce per complicarlo e naturalmente per esporre poi chi è chiamato a gestire queste procedure, soprattutto l'affidamento diretto, a scelte importanti e forti che naturalmente preferisce non adottare per tutte le ragioni che possiamo immaginare. Vado a concludere velocemente. Naturalmente l'accesso al mercato elettronico è uno strumento per agevolare questo tipo di affidamenti diretti, questo lo conosciamo bene perché è un mercato elettronico importante, spesso valido, qualche volta motivo di imprecazione, motivo anche di difficoltà stessa, però devo dire che è un sistema che dovrebbe agevolare, semplificare anche l'accesso all'affidamento diretto, quindi la semplificazione stessa. Lasciamo perdere il tema Consip e la centralità degli acquisti, su cui naturalmente c'è una sorta leggera retromarcia, perché la centralità degli acquisti va a minare naturalmente il tema della qualità, e quindi nel momento in cui mina il tema della qualità stessa, io ho un deficit sotto l'aspetto dell'impegno della spesa finanziaria rispetto a qualità del servizio o della qualità del bene stesso. Se poi introduciamo il tema dei criteri ambientali minimi, naturalmente questo tema si amplia ancora di più, perché questi criteri che si sono insinuati in ragione del famoso articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il tema della sostenibilità della tutela ambientale, 11 e 191 del Trattato, naturalmente rappresentano oggi sempre di più, dovrebbero rappresentare oggi sempre di più un po' una guida, perché il tema della sostenibilità ambientale dei contratti pubblici e l'acquisto di beni e servizi sta diventando sempre di più un tema rilevante. In ragione delle premesse 2020, ciò vuol dire che nel nostro agire, nel momento in cui io mi adopero fortissimamente per una sostenibilità ambientale e naturalmente all'atere di una qualità e un controllo della spesa pubblica, naturalmente vado a centrare quelli che sono gli obiettivi perseguiti dalle tre direttive comunitarie e naturalmente dal codice 50, anche alla luce di tutte le altre fonti normative, perché le fonti normative che poi alla fine andiamo a incrociare sono numerosissime, perché anche in tema urbanistica tutte le volte in cui mi trovo a dover gestire per esempio degli affidamenti, dei piani o altro, dove l'interlocutore privato deve gestire procedure di evidenza pubblica in ragione di convenzioni o d'altro, ecco che allora a questo punto qui anche il privato è chiamato a conoscere questo tipo di sistema. Quindi, come vedete, abbiamo un'estensione di questi principi che ormai non conosce più frontiera. Sul tema della rotazione, naturalmente, abbiamo già detto, poi le slide le lascerò quindi a disposizione proprio perché possano essere valutate e
come dire, è anche fonte di considerazione. Mi sono permesso soltanto brevissimamente di fare una sorta di storia di quello che è l'affidamento diretto, quando nasce, come nasce. È una cosa interessante, l'ho fatto più per curiosità personale più che altro per rappresentarlo, ma ve lo cedo perché è interessante come tutto questo nasce naturalmente nel 1923, e che per chi fa amministrazione attiva sa che il 1923 è un anno magico, possiamo dire, e che spesso e volentieri viene ancora richiamato oggi. Io personalmente nei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale, tutte le volte che incrocio la responsabilità sanitaria dei sindaci, ancora richiamo gli articoli 216-17 della legge decreto del 1923. Questo per dire che è un anno magico sotto l'aspetto ordinamentale, e devo dire che anche sotto l'aspetto anche della rilevanza, dell'importanza degli acquisti, la rilevanza del controllo della spesa pubblica da una parte e della qualità della stessa, il Regio Decreto, per esempio 2440, ne invoca l'importanza. I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato devono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto, licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione. Allo stesso modo, ammette ricorso all'affidamento diretto mediante trattativa privata allorché, vedete, è interessante, per speciali ed eccezionali circostanze che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto non possano essere utilmente eseguite le forme ordinarie dell'evidenza pubblica. Questo è molto interessante perché significa motivazione, quindi devo motivare perché non accedo alla procedura di evidenza pubblica per speciali ed eccezionali, quindi la specialità e l'eccezionalità del momento naturalmente richiama la mia responsabilità, il mio coraggio decisionale come pubblica amministrazione, e vedete non c'è alcuna soglia in questo caso qui, quindi non c'è il cosiddetto rischio d'impresa o rischio finanziario lato privato o lato pubblico, ma soltanto l'interesse pubblico utilmente eseguite. Lo stesso modo il 1924 il Regio Decreto 827 richiama per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte, ecco che vi è naturalmente l'affidamento diretto. E questo è un aspetto interessante perché anche qui non vi è la soglia, ma vi è che cosa? La valutazione della cosiddetta privativa industriale, cioè la cosiddetta ricerca, capacità industriale, capacità scientifica, la specializzazione, eccetera. E questo vuol dire molto, vuol dire anche qui coraggio decisionale. Quindi, come vedete, è evidente che nel passato si era scelta la via della motivazione del provvedimento, quindi ci si discostava dalle procedure di evidenza pubblica normale motivando adeguatamente il provvedimento stesso, il cosiddetto decreto di contrattazione. Oggi tutto questo è inconcepibile perché alla luce di questa diffidenza proprio così conclamata e recepita nel nostro ordinamento, tanto che abbiamo un'autorità nazionale anticorruzione, il che siamo passati da autorità di vigilanza dei contratti pubblici, sempre vigilanza era, però era francamente meno irruenta sotto l'aspetto anche dell'acronimo stesso. Qui invece partiamo già dal presupposto che il tema dei contratti pubblici è motivo di corruzione, tanto che abbiamo dovuto creare un'agenzia nazionale. Questa naturalmente è una conferma dello stato di sfiducia su questi temi che naturalmente viviamo sempre di più, anziché di fiducia. La disposizione in esame impone uno specifico obbligo di motivazione, si diceva, precisando che la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto stesso. Quindi vedete, non soglia, ma motivazione del provvedimento. Scelta che inizialmente nel 1936 era stata fatta, poi il correttivo codice appalti ha inteso eliminare l'aspetto motivazionale proprio perché apriva il varco a una serie di grandi difficoltà. E allora, come dire, riduciamo il nostro interlocutore pubblico a un mero esecutore di quelli che sono profili fissi, come dire, riducendo sempre di più le sue capacità motivazionali e discrezionali, proprio perché è ritenuto incapace o comunque ritenuto per definizione infedele. E questo naturalmente non è assolutamente, a mio avviso, condivisibile. Bene, concludo in questa interessante sentenza che naturalmente lascerò, del 2014 della Corte di Giustizia,
che richiama naturalmente i principi fondamentali di cui si diceva, che non devono essere, come dire, abdicati, abbandonati o comunque sottaciuti tutte le volte in cui incrociamo le ipotesi di affidamento diretto, che naturalmente possono essere ben percorsi dalle pubbliche amministrazioni, ma naturalmente sempre nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Vi ringrazio.